Quali articoli sono arrivati da Zen Market? A cosa servirà il servizio da esso fornito? E che perle mi hanno riservato i prodotti inviatimi direttamente dal Giappone? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Nei giorni scorsi ho avuto modo di visitare il mercato giapponese, non di persona ovviamente, online, andando alla ricerca di novità che potessero risultare interessanti da trattare in un contenuto dedicato. Navigando qui e là, quindi tra i diversi siti disponibili, uno mi è saltato all'occhio maggiormente rispetto agli altri, ovvero Zen Market, i quali dopo uno scambio di mail hanno acconsentito ad inviarmi dei prodotti da aprire in un video. Ok Arconte, ma cos'è Zen Market e a cosa serve? È un servizio intermediario di shopping con sede ad Osaka e la loro missione è quella di aiutare proprio i clienti residenti all'estero, che poi saremo noi occidentali, ad acquistare con facilità i prodotti disponibili sul mercato giapponese. E poiché molti negozi nipponici non spediscono internazionalmente i loro articoli, Zen Market è diventato per l'appunto un ponte che collega il Giappone con il resto del mondo. Ma come ci hai parlato con queste persone? Google Translate? Direttamente in italiano, con dipendenti provenienti da tutto il mondo e con un supporto idiomatico in 19 lingue, l'interfaccia del sito e dei negozi integrati, per non parlare del servizio clienti, saranno disponibili completamente nella nostra lingua, assicurandovi la miglior qualità di spedizione direttamente a casa vostra. Ok, ma da quanti e quali servizi online potrò acquistare? Per citarne alcuni, Amazon Giappone, Rakuten, Yahoo Japan, sezione Auction e Shopping, Bape e Pokémon Center Online, o inserendo qualsiasi altro link proveniente dal Giappone nella barra di ricerca del sito stesso per ricevere un preventivo di acquisto. Insomma, di soluzioni per soddisfare il vostro fabbisogno sbustifero o di carte rare ne troverete a iosa. In descrizione vi lascerò il link al sito, così potrete da voi visionare come sarà strutturato, assieme ad un blog aggiornato dove si andrà a dare risposta ad ogni vostra obiezione. Quindi dopo aver chiarito ogni punto riguardo all'invio e alla realizzazione di un contenuto adatto ai prodotti che mi sarebbero arrivati a casa, il tutto è stato definito e dopo un paio di settimane il pacco è finalmente giunto a destinazione. Al suo interno erano ben confezionati due box del TCG di Duel Masters, set DMX 18, ovvero l'espansione che ha augurato un buon compleanno a Magic the Gathering, essendo prodotti entrambi dalla Wizard of the Coast in Giappone, dove il TCG, che qui in Italia ha avuto vita breve, continua imperterrito a calcare i tavoli da gioco, e un box di OP09 che non vedo l'ora uscirà anche qui da noi per mettere le mani sulla mia amata Nico Robin in tutte le sue versioni disponibili. Quindi finalmente in mio possesso, chissà quali gemme rare ci riserveranno, non resta altro da fare che spacchettarli tutti. Vuoi dare il via alla tua avventura come collezionista nello sconfinato universo dei TCG ma non sai da dove iniziare? Colleziono da Zero è la soluzione che fa per te. Con questa guida dettagliata imparerai non solo a conoscere le basi di questo mondo, ma anche le strategie avanzate per massimizzare il valore della tua raccolta. Che tu sia alle prime armi o un amatore, questo libro sarà la bussola che ti guiderà nello sconfinato universo dei GCC. In Colleziono da Zero troverai consigli utili per muovere i primi passi in questo mondo, una panoramica sulle tecniche del collezionismo, come reperire intere collezioni attraverso strategie mirate senza spendere un patrimonio anche se non hai esperienza. Acquista ora la tua copia personale cliccando il link che ti ho lasciato in descrizione o direttamente su Amazon digitando nella barra di ricerca Colleziono da Zero. Grazie infinite per il supporto e buona lettura. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali meraviglie ci riserveranno i tre box inviatimi dai signori di Zen Market. Andiamo a dargli un'occhiata. Signori, eccoci! Finalmente abbiamo tra le mani un box di OP09 e due box di DMX 18 di Duel Masters, inviati gentilmente dai signori di Zen Market. Ora, inizierei con, se siete d'accordo con me, con i due box di Duel Masters per vedere se riusciamo a trovare il Black Lotus, ovviamente, e poi magari ci andiamo a sbustare il box di OP09 per vedere che cosa riusciremo a trovare. Quindi, signori, si parte immediatamente, bisturi alla mano, e vi dirò subito che se ovviamente trovo il Black Lotus, ma mi sembra alquanto improbabile come cosa, ma se dovessi trovare il Black Lotus all'interno di questo box qui, ovviamente l'altro non lo aprirò e lo terrò sealed così, e magari farò un video al riguardo per quanto concerne la protezione, i case di plexiglass per i box di queste dimensioni qui. Quindi, signori,
Si parte! Bellissimo come è fatto il box. Ed eccole qui. Vediamo subito quante bustine sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 bustine, signori! Si parte! Si parte! Non vedevo l'ora! Non vedevo davvero l'ora! Allora, intanto l'iconico back e si parte subito, ovviamente sono tutte giapponesi. Questo è un tramutante, a tutti gli effetti. Ecco, vedete, praticamente essendo il 20° anniversario, questo set è stato realizzato per l'appunto proprio per il 20° anniversario e per augurare un buon compleanno a Magic the Gathering, hanno realizzato queste carte con un mix di layout che prende per l'appunto quello tradizionale di Magic the Gathering e quello un po' più moderno di Duel Masters. Questa ovviamente è al contrario, però credo che questa qui si giochi proprio in questo modo. Non ne ho idea. Dopodiché abbiamo questa incredibile carta e poi carinissima questa, bellissima. Questa è veramente, veramente bella. Niente male, niente male davvero. Bustina protettiva. E la si mette da parte, signori. Quindi ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 carte ogni booster pack. Interessante. Molto interessante. Poi, ovviamente, faremo come al solito il recap di ogni singola carta. Meravigliosa. Qui abbiamo questo è arrabbiatissimo forte. Un attimo che magari mi sposto, ecco, la visuale da quest'altra parte, così vediamo effettivamente di che carte si tratta. Perché sono curioso di sapere anche io di che carta si tratta. Ad esempio questa qui è, adesso vado a cercare, ecco, Bolshack Secret Dragon. Niente male, molto carina. E qui abbiamo quest'altra carta qui, che si chiama, adesso ve le cerco tutte, così almeno sappiamo effettivamente di che cosa stiamo parlando. Questa qui è la, eccola, il Bolt Panther Phantom Beast Dragon Machine. Roba proprio da incavolato nero, meraviglioso. Mentre quello che abbiamo trovato prima, questa sorta di Tamagotchi fatto male, si chiama Giganto Usagi Robo Future X. E intanto iniziamo a portarci a casa delle carte niente male. Delle carte davvero niente male. E si continua. Intanto, ecco, volevo anche parlarvi di questa carta qui. Questa qui è famosissima, ma mi scappa veramente il nome in questo momento. Non la ritrovo. Fantastico. Abbiamo trovato Library of Alexandria, che è questa qui. E poi il tramutante Muscle Sliver, quindi questo è quello che dà più uno per quanto riguarda la versione tradizionale, sarebbe il tramutante muscolare. Si gioca in Pauper il tramutante muscolare. Eccola qua la carta, Brainstorm, giustamente, Brainstorm. Come ho fatto a non ricordare un nome del genere? Brainstorm ce l'avevo sulla punta della lingua. E si continua, mamma mia, questa è bellissima veramente, si tratta di Iron Jupiter, Three Kingdom Guardian. Poi, let's and go. Ah, carina questa. Molto carina, quella verticale. È Heavy Snowfield, Everyone Gather. Carinissima. Poi abbiamo, questa qua è, ok, ne abbiamo due, una di fila all'altra. Questa qui si chiama, adesso ve lo dico, le andiamo proprio a vedere tutte, tanto nessuno ci corre dietro, signori. Questa qui si chiama Hakiri Leaf Cry Fiery. Molto bene. Mentre quest'altra è la Future Scrapper. Comunque vi lascerò in descrizione la pagina dove sto leggendo le carte, così almeno anche voi potrete farvi un'idea su quello che effettivamente è uscito in questo sbustaggio.
e continuiamo con quest'altro pacchetto. Partiamo fortissimi. Bella questa, carinissima. Ah, mamma mia, questa è bella, bella veramente. Questa, se fosse stata foil, sarebbe stata la fine del mondo. Questa qui si chiama... Questa qui è la... Eccola qua. Shining Near Future City. Davvero bellissima. Anche questa non è per niente male. Che questa qui è la... Se riesco a trovarla anche magari vi posso dire il nome. Niente, non riesco a trovarla. Va bene, comunque fatemelo sapere nei commenti come si chiama. Qua, un secondo che le sto vedendo al contrario, giusto? Sì. Anche questa qui, questa l'ho vista prima. E un attimo che la trovo, eccola qua. Akashic Parallel. E mamma mia, bello questo drago tutto così, fatto in questo modo. Questa è veramente, veramente bella come carta. Ma che opere d'arte, veramente. Eccolo qua, il Mornak Darkness Dragon God. È straordinario. Davvero straordinario, questo è bello. Andiamo un po' più celeri, signori, che qua no, il video dura 1,5 milioni di anni. Ma la curiosità è talmente tanta che ogni volta che esce una carta... Ah, questa è quella doppia, ecco sì, va bene. Già vi dico da adesso che non andremo veloci, ma ce la godremo fino all'ultima carta. Ve lo dico così almeno vi mettete l'anima in pace. Eccola qua, il Mikuru Future Fairy e Miracle Brain. Ah, eccolo, questo è il Jaguaro, il Pouncing Jaguar. Bellissime comunque, queste sono straordinarie. Poi qui abbiamo un trombettiere felice, che è praticamente lo Yattare Sennin. Questa è la Sliver Queen, signore, la regina dei tramutanti. Questa è forte, molto molto forte. Bellissima. E poi abbiamo, che cos'è questo, signori? Che cos'è? Un qualcosa di straordinariamente bello, il New World King's Creation. Madonna, che carte! Ma cacciano certe carte qui in questo gioco che sono straordinarie, che questa è la parte di sopra, come potete vedere, è tagliata e il bordo non continua. Quindi non c'è praticamente un continuo. Questa è la prima parte, la parte superiore di due carte. Il New World King's Creation. Bellissime, veramente bellissime. Devo dire, mi dispiace che questo gioco non abbia avuto un futuro qui in Italia, perché comunque a livello di seguito c'era seguito. Che cos'è questa carta qua che dietro... Stop, fermi. Ma che mi dite mai? Questa ce la vediamo fra un po'. Allora, la Chicken Fry. Kraken di qualcosa, va bene. Cose, questa qua meravigliosa. E poi abbiamo, signori, qua abbiamo un Emrakul, mica uno a caso, signori. Emrakul the Heinous Thorn, bellissima, bellissima. Anzi, qua no, fermi, perché qua necessita di double sleeve. Emrakul straordinario, meraviglioso, e credo che sia forse la carta più rara e costosa del set, se non mi sbaglio. Insomma, qui c'è da fare un bel quadretto, signori. C'è da fare un bel quadretto. Già ho la cornice dedicata, che poi vi farò vedere in un reel dedicato, per l'appunto. Ma Emrakul straordinario. Emrakul straordinario davvero, meraviglioso. Io credo che una carta del genere valga l'acquisto di questo box, che ovviamente troverete in descrizione, ma ve lo dirò anche nelle conclusioni, quindi troverete praticamente tutto quello che vi servirà, come sempre, a portata di click più che a portata di mano. Questa è meravigliosa, davvero meravigliosa. E si continua, ma prima volevo vedere questa situazione qua, perché non credo che ci sia stata una carta... Esatto, non c'è una carta fronte-retro,
E questa carta invece è Fronte e Retro. Adesso ci andiamo a vedere qual è effettivamente questa carta Fronte e Retro e come si chiama, perché sono curiosissimo di sapere effettivamente di che morte sto morendo. Quindi vediamo un attimo se riusciamo a trovarla questa carta. Mi sa di no. Vediamo un attimo se c'è la possibilità di poter... Eccola qua. Allora, questo è Eternal Brain, Brain's Coral Sentry. Ok, fantastico. E credo che questa qua sia una... Non lo so, francamente, come funzionano queste tipologie di carte. Però, se avete comunque un'idea di come possano funzionare, siete giocatori di Duel Masters, quindi conoscete la meccanica, fatelo sapere nei commenti, così anche altri curiosi possono conoscere le dinamiche di questo gioco, che lo ricordo con molto molto affetto. Eccola qua un'altra Double, questa è un'altra Double, che è la This Master, You Will Be Defeated by Your Own Weakness. Roba proprio potentissima. Oh, qua abbiamo un Rayquaza sotto mentite spoglie, che si chiama, adesso lo andiamo a vedere, scusate, ma sto facendo una sessione di ricerca, eccolo qua. Somenzan Daspel. Fronte retro? No. Qui abbiamo il Chocobo infuocato, cavalli che sono abbastanza incavolati, e poi qua abbiamo un Kengeki Absolute Ruler Final Frayer. Inglesismi di un certo livello, signori. Inglesismi di un certo livello. Però comunque intanto Emrakul ce lo siamo portati a casa. Che non è male come carta, che non è male, la stavo cercando. Ma qui mi spoileri subito il finale però. Va bene, quella sicuramente è un'altra carta fronte retro. E adesso ce l'andiamo a vedere con calma, anche questo. Un ciocobino piccolino, eccolo, l'uccello del paradiso, signori. L'uccello del paradiso, una delle carte più famose, il Birds of Paradise. Una delle carte più famose di Magic the Gathering. E poi qua abbiamo, mamma mia, questo è il Megazord Super Incavolate. Che, ok, allora vi dico soltanto che questa carta SR così è una delle più rare del set, quindi ottimo, stiamo praticamente trovando tutto, manca solo il Black Lotus e se non lo trovo mi arrabbio sul serio. Quindi anche qui ovviamente ci dobbiamo mettere la Double, però qui dietro c'è, vedi? Qui dietro c'è. Allora, invece che questa qui, magari ci metto la Perfect normale, ma nel frattempo la proteggiamo con la bustina protettiva. E anche questa è una carta straordinaria. E purtroppo non so dirvi il nome di questa carta, perché anche sul sito che sto consultando il nome è giapponese. E quindi, niente, purtroppo, va così. Ma la Bird sicuramente me la imbusto, perché è la Bird. Ma non per altro. E la tengo così chiusa e sta a posto così. Bellissima anche questa, la metto da parte perché poi con questo qua magari ci faccio un quadretto, niente male. Poi vi farò vedere tutto quanto a lavorazione ultimata. E si continua, signori, siamo credo arrivati quasi alla fine. No, siamo a metà. Fatemi vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi con questa è proprio la metà. Eccolo qua il Super Drago, un altro Brain, non ne ho idea. Squalo semi-incavolid, qua abbiamo un'altra carta di Magic the Gathering che vede dei Goblin, quindi credo che sia Goblin Grenade, sicuramente... No, Earthquake, va bene. E poi qua abbiamo questo... Ma questo è Nicol Bolas? Questo qua è Nicol Bolas al 100%. Questo è proprio Nicol Bolas, signori. E infatti è Nicol Bolas. E ci siamo portati a casa anche un Nicol Bolas volante straordinario. Ottimo. Davvero, davvero ottimo. Bellissimo. Bustato doppio, così almeno... questa immagine di Nicol Bolas è straordinaria. Meravigliosa. Guardate, mi sto appassionando a questo set. Davvero, mi sto appassionando moltissimo a questo set. È una delle, credo, uno dei set più belli. Ovviamente non è che ne ho visti tanti di Duel Masters, però, insomma, da quel che vedo, questa no,
da que... attenzione, attenzione, questo è fortissimoissimo ed è, non lo so, adesso lo trovo, un secondo, eccolo qua. Greatest Nelson, Concatenated Dark Lion. Bello, bello veramente. Molto interessante. Questo è molto molto interessante. Devo dire che stanno uscendo delle carte niente niente male. Niente male. Ovviamente se uscirà qualche doppione siete interessati all'acquisto fatemelo sapere contattandomi magari su Instagram così almeno let's go, così almeno possiamo metterci d'accordo anche per spedizione e quant'altro. Oh, un altro soggetto al quale girano che è Arxeos, Heavenly Dragon God. E anche qui devo dire che la sua bella figura la fa, questa cartina qui, eh? Ho delle idee. Mentre sto registrando questo spacchettamento mi stanno nascendo delle idee in mente che vi farò vedere molto molto presto. Molto presto. Oh, signori, e qua abbiamo l'angelo di serra. Mica una carta a caso, l'angelo di serra che merita alla fine anche la sua bustina protettiva ad hoc. E qui, questa che cos'è questa? Ma è spettacolare! Glasshaug and Turret, Next Generation Dragon Ruler. Questa è bellissima. Guarda, devo dire. Molto carine le carte di questo set. Davvero belle. Realizzate ad hoc. Devo dire la verità. Realizzate ad hoc e mi stanno piacendo moltissimo. Davvero molto. E la cosa bella è che c'è anche un altro box. Quindi, ripeto, se non trovo, e probabilmente non lo trovo, il Black Lotus qui in questo primo box, dovremo aprirci il secondo. Ma... vi faccio rivedere ancora l'angelo di serra che fa compagnia all'uccello del paradiso. Se dovessi trovarlo, l'altro box lo tengo chiuso. Lo terrò chiuso, sealed, così almeno farò un reel. Mamma mia, questo è esplosione celestiale. Future Spark. Farò un reel dedicato al tramutante di prima. La carta meravigliosa di prima. Ok, dicevo... farò un reel dedicato proprio per i sistemi di sicurezza, di stoccaggio per le carte, i box di queste dimensioni qui. Questo qui intanto è il God Momoking Lunatic Hero. Una carta una più bella dell'altra, ogni volta che è una gioia per gli occhi. Bellissime, davvero straordinarie. Ma belle per davvero. E qui vediamo cosa ci riserveranno questi ultimi tre pacchetti, signori, tre pacchetti. Allora, un eroe elementale a caso, cose, tizio semi arrabbiato, qui abbiamo, vediamo un po' chi è che abbiamo qui, è gialla come creatura, quindi probabilmente pagina 2. Agapitos Alignment Elemental, a posto, capito? Ecco, questa carta qui straordinaria, esatto. Fatta così, bellissima. Ultimi due pacchetti, signori, e poi passiamo al secondo box. Vediamo cosa ci riserveranno, vediamo se passiamo... qua c'è la carta straordinaria! Te lo dico io, vediamo se passiamo al secondo box, signori. Anche qui questa carta... che cos'è questo? Che cosa potrebbe mai essere? È una... a parte che ha il dorso completamente diverso, ma che cos'è? Non riesco a comprendere questa cosa. Vediamo. Allora, questo qui è il Zagan GR Night of Darkness. Beh, ma è veramente bellissima comunque, eh. È veramente straordinaria. Complimenti, devo dire complimenti. Sono contento che questo gioco sta continuando almeno nelle terre del sollevante perché... congratulazioni davvero. Carte del genere a me appassionano tantissimo.
che sono proprio fatte bene, fatte davvero molto molto bene. Ultimo pacchetto di questo primo box, signori. Vediamo cosa ci sarà in quest'ultimo pacchetto. Spada miracolata, Rayquaza of Pur, Air Trombettiere, Castello della Libreria di... Ah, qui abbiamo un Jace, che sicuramente farà compagnia all'angelo e all'uccello del paradiso. E poi abbiamo un... Lo trovo sicuro. Eccolo che arriva. Un secondo, lo trovo. No, non lo trovo. Non lo trovo più. Purtroppo è andata così, signori. Purtroppo lo trovo. Un secondo, eccolo. The Dead Luna, Evil Emperor, Sutured King. E basta. Questo è molto carino. Molto, molto carino. Non è, credo. Allora, a livello di grafica non è che mi piaccia tanto. Non è meno degli altri, ma qui c'è qualcosa che non mi quadra, non lo so perché. Comunque, la bellezza di questa carta non si discute, ma la trovo un pelino inferiore rispetto alle altre. Intanto ci andiamo ad imbustare anche il buon Jace, che farà compagnia a Serra e a Paradiso. E quindi, signori, il primo box è andato. Per quanto riguarda il DMX 18, ha regalato emozioni? Sicuramente sì, perché abbiamo trovato tra le varie carte anche Emrakul. Abbiamo trovato Emrakul e non solo, abbiamo trovato anche questa carta che praticamente entrambe, non so come si chiama, perché anche sul sito, come già vi ho detto, La cita in giapponese, quindi non ne ho minimamente idea, ma Super Megazord lo chiameremo Super Megazord Gino. E quindi insieme a Emrakul, il Super Megazord Gino è praticamente la carta, sono praticamente le carte più rare del set, passatemi il termine. Quindi comunque in questo primissimo box ci siamo portati a casa una grande fetta di questo set, che vede solo ed esclusivamente 90 carte nel complessivo, pensate. 90 carte nel complessivo, non di più, non di meno, 90 o 91, non mi ricordo il numero preciso, però comunque lì ci troviamo. E partiamo con il secondo, signori, dato che nel primo non abbiamo trovato quel che cercavamo, ovvero il loto nero, e andiamo con... Sarà molto difficile trovarlo questo loto nero, ma... Ci proviamo, signori, ci proviamo. Siamo qui apposta per provarci. Intanto volevo ringraziare, ovviamente, lo sponsor del video, che è Zen Market, che mi ha mandato gentilmente questi tre box da spacchettare qui in questo contenuto domenicale. Eccola qui che... Ok, fantastico. Tornano, ovviamente, le carte. Adesso inizieremo a trovare dei doppioni, quindi ci sta. Ne andremo un po' più veloci, perché le carte, diciamo... abbiamo trovato prima, ci hanno aperto molto la strada verso quello che poi effettivamente troveremo qui. Ok, questo ad esempio non ce l'abbiamo. Questo non ce l'abbiamo ed è un drago inalberato, lì dove non sorgerà mai e poi mai il sole. Dovrebbe essere Balafiol Earth Dragon God. Sono tutti god qua, tutti. Non ne manca uno. Ancora bustina protettiva non glare, ovviamente. E quindi vi dicevo, qui andremo sicuramente più veloci, perché il più delle carte lo abbiamo già nominato e citato nel primissimo box, nel box che abbiamo sbustato poco fa. Oh, questo è interessante, perché anche questo non abbiamo mai visto, se non vado errato. Aspetta che l'ho visto prima qua. Ho passato la pagina, è questo qui, sì esatto, è I'll eat curry bread, io mangio pane al curry, capito? Bene, fantastico. Oh, qua abbiamo un altro Togepi the Spokepi. A me piacciono queste illustrazioni, sono straordinarie, come in BSS dove c'è il Tamagotchi. Se non avete ancora la carta del Tamagotchi di BSS e siete della mia generazione, quindi in fine anni 80, inizio anni 90, recuperatevi quella carta, perché è straordinaria.
Qui abbiamo questo qui che già lo avevamo, se non mi sbaglio, già lo abbiamo visto. È il, sì, il God Momo King, questo qui. Bello, davvero bello. Queste sono carte, ripeto, a me personalmente fino ad adesso mi stanno piacendo praticamente tutte. Non ce n'è una a parte quella di prima, questa qui, che mi piace meno rispetto alle altre, ma comunque è molto molto bella. Non ce n'è una. Ah, ecco, vedete? Dicevo, non ce n'è una che mi stia deludendo. Questa è la Nametic Academy School of D. Nametic Academy School of D. Qui praticamente addestrano i futuri re dei pirati. Dopodiché, Chocobo Coso, e qua abbiamo un altro. Questo lo abbiamo, sì, lo abbiamo visto prima. Questo qui l'abbiamo visto prima e, se non mi sbaglio, è il Greatest Nelsar Concatenated Dark Lion. Qua andiamo trompettiere. Questa non l'avevamo. Questa qua con la livrea di Magic non l'avevamo. È la Rabbia di Urza, Urza's Rage. Molto carina. E poi abbiamo questo. Anche questo non l'abbiamo mai visto. Ed è il... Adesso ve lo dico. Adesso ve lo dico, chissà se riuscirò a completare il set, chissà, non ci spero, ma oddio, se trovo il Black Lotus. Allora, lui è, oh mio Dio, Kotatsumuri, Kotatsumuri. Dico, se riesco a trovare il Black Lotus, mi porto sicuramente molto ma molto avanti. Mi porto molto ma molto avanti. Ma lo devo trovare! Maledetto lui! Maledetto lui. Intanto abbiamo trovato quello che dovevamo trovare fino ad ora. Carino. Ah, eccolo qua, un altro, vedete? L'abbiamo trovato. È praticamente sempre il New Working's Creation, la parte superiore. Ci manca quella inferiore. Ora, non so se c'è la parte inferiore. Chissà. Però comunque abbiamo due parti superiori, che comunque sono straordinarie, sono davvero bellissime. Ecco qua, Sagra di Paese, Sliver, fantastico, un altro Jace, e poi, allora, lui non so se la... Sì, l'abbiamo trovato, lui già l'abbiamo trovato, e si tratta di... Lo vedo qua, un attimo che ve lo dico immediatamente, di... Sì, Ark Zeos Heavenly Dragon God. Lo abbiamo già trovato prima. E siamo al giro di boa, signori. Siamo al giro di boa. E adesso è arrivato il momento della verità. Il momento della verità. Carina questa, Usa Brella. Oh, qui. Ah no, questa qua è la primissima carta, se non mi sbaglio, che abbiamo trovato di SR, quindi... Se non mi sbaglio, fatemi andare a rivedere. Eccola qua. Che memoria di Feru. Che memoria di Feru. E a proposito di ferro, se il 19 e 20 non avete nulla da fare, vi aspetto alla Fiera del Fumetto di Colleferro, 19 e 20 ottobre. Dato che è arrivato il nome. Ho colto l'occasione per ricordarvi dov'è che potremo incontrarci. Un altro Nicol Bolas. Bellissimo. Ci sto girando attorno. Un nervoso mi sta prendendo. Ci sto girando attorno, signori. Ci sto girando attorno. Maledizione. Altro talismano fracico. Un altro Serra. Ah, qui questa non l'abbiamo mai trovata. Questa qui non l'abbiamo mai trovata. Ed è... Ora la cerco. Questa è 5, eccola qua. Cotton Izanagi's Prophecy. Cotton Izanagi Prophecy. Questa non l'abbiamo mai trovata al momento. Molto molto carina, molto carina. C'è di meglio però, e non sta uscendo quel meglio. Ok, questa già me l'hanno spoilerata, quindi andiamo immediatamente a vedere che cos'è.
Ok, qui insomma c'era Let's and Go e ogni volta che esce Let's and Go, insomma, siamo tutti più felici e contenti. Allora, lui uguale, so soltanto che è un junior, perché la carta anche sul sito non me la dà in italiano, quindi dovrete farvela andare bene così in giapponese. E ovviamente ha il retro, scusate un attimo, ve lo faccio vedere, che è verticale. E qui rimangono, signori, 4 booster pack. Incrociamo le dita e vediamo. Forza, forza! E anche qui mi spoilerano il finale. Mi spoilerano cosa troverò in fondo. Ok, qui abbiamo però questa carta che non credo noi abbiamo mai trovato fino ad ora, se non mi ricordo male. No, questa è quella da 6 e praticamente è l'altra carta super rara e incredibile, esatto. Sì, questa è... sì, l'abbiamo già trovata. E anche qui c'è... quindi abbiamo il doppione di una delle carte più rare del set. Però... ah no, scusate qua, perché giustamente essendo fronte retro, dai, la rimettiamo sempre dentro la bustina, poi ovviamente procederò con l'imbustaggio imperfect trasparente sia da una parte che dall'altra e bustina trasparente, così almeno da mostrare entrambi i lati. Ora, forza, siamo arrivati al momento della verità, andiamo veloci per questi ultimi, andiamo molto veloci per questi ultimi. E vediamo, più passa il tempo però, siamo al penultimo pacchetto e più le speranze di trovare colui che potrebbe effettivamente dare del valore attivo spariscono, svaniscono. Abbiamo trovato un altro Emrakul però, attenzione, non è male, non è male, un altro Emrakul, signori. Che non è male, va bene uguale, abbiamo trovato due Emrakul e due carte giapponesi che non riesco a leggere, purtroppo il mio giapponese è un po' arrugginito, dovrò rispolverarlo perché sa come ne ho parlato in continuazione ogni volta, quindi erano altri tempi quelli lì. Vediamo se riusciamo a infilare questa bustina. Sì? No? Entriamo? Riusciamo? Ok, sì, ha detto di sì. Prendiamo la bustina, signori. E abbiamo il secondo Emrakul della giornata. Bellissimo. E adesso chiudiamo in bellezza. Chiudiamo in bellezza, signori. E qui esce il Black Lotus, 100%. Eccolo, me lo chiamo, eh? Bene, partiamo benissimo. Allora, vai. Così. Vai, Rayquaza, porta fortuna. Chicken fried chicken. Coso? Il bird. Attenzione, è qui. Oh, molto molto bene però, attenzione, perché abbiamo trovato il bird e abbiamo trovato anche la parte di sotto della carta che ci interessava. Quindi, questa immagino va qui e questa immagino va qua. Eccola qua, signori. Abbiamo completato anche il puzzle di questo set, trovando entrambe le parti. E comunque non è andata male, signori, non è andata male, perché nel primissimo box abbiamo trovato lui, Coso, quest'altro, che non mi chiedete i nomi per favore, a meno che non siano carte che vengono conosciute, Nicol Bolas, fantastico, il Super Megazord Gino, Emrakul, sempre benvenuto a Emrakul. La parte superiore l'abbiamo trovata in duplice copia. Questo drago straordinario. Questo va bene, quest'altro va bene. Il Super Tamagotchi supereroe. E il ragazzo fiammeggiante eroe elementale della fiamma che fiammeggia. Poi da quest'altra parte, quindi il secondo box, un altro Emrakul, quindi ne abbiamo due straordinario. Super mega robot che... t'ammazzo male. Poi Super Megazord Gino, lui, sì, Nicol Bolas, sempre il supereroe fiammeggiante della fiamma elementale, fantastico, mi sento male ma sto bene. Drago polvere di stelle sotto steroidi, drago polvere di stelle sotto steroidi e anabolizzanti,
Super Tamagotchi del nostro. Sì, poi qui abbiamo Mina Albero, ma non troppo. Drago della natura straordinaria. Dagli Roma, daglie. E poi qua, ovviamente, i due. Questa è bellissima, questa è veramente straordinaria come immagine. E qui abbiamo praticamente le due unità che formano poi una carta singola che è straordinaria, veramente bellissima. Meravigliosa. Bella davvero. Quindi, signori, abbiamo trovato diverse carte all'interno di questi due box. Purtroppo non siamo riusciti a trovare la carta che più ci interessava, che era il Black Lotus, ma magari cercherò, insomma, di recuperarlo per vie traverse. Non ci sono problemi, anzi, tutt'altro. E adesso, signori, è arrivato il momento di spacchettarci il nostro bellissimo OP09. E qui, signori, arriva il contenuto. Perché all'interno di questo set io andrò a cercare nello specifico quattro carte, ovvero le quattro versioni di Nico Robin: normale, leader e personaggio costo 6, 5, non mi ricordo, quella che praticamente quando entra, se l'avversario ha più di 3 vite, gliene scarta una, con le rispettive versioni alternative. Quindi, signori, si scarta tutto, qua faccio i danni, si scarta tutto, si apre, si porta tutto sul tavolo, guardate il nero potere. Oh sì, è nero forte. Meraviglioso, sono credo 25 bustine con diverse carte all'interno. Comunque, la cosa ci interessa poco. Adesso, signori, è arrivato il momento di giocare. E giochiamo, che i giochi abbiano inizio. Ci sbustiamo il primissimo booster pack di OP09. Eccolo qua, signori. Partiamo con una bella Betty. Continuiamo con Brooke. Bellissimo questo Teach Touch. Nami, Uta e niente, Uta praticamente a posto. Partiamo un po' così in sordina, ma sono certo, signori, che qui troveremo il vero tesoro. Intanto vediamo un attimo se riusciamo a trovare queste quattro carte. Comunque molto molto carine, bellissima questa. Questa dovrebbe essere Izzo, se non mi sbaglio, Chopper e Zoro, Zoro raro. Molto carino. Qui andremo un po' più celeri, signori, perché le carte comunque già le conosciamo. Non conosco ovviamente. Oh, ok, dicevo, non conosco ovviamente tutte quante le carte, perché saperle tutte è relativamente impossibile. Bellissimo questo Lucci, meraviglioso. E quindi andiamo a vedere se riusciamo a trovare. Ok, abbiamo trovato il primo leader e Nami. Questa Nami qui. Ma che spettacolo può essere? Ma è bellissima questa livrea qui. Guardate, c'è praticamente una cartina geografica alle sue spalle che si vede contro luce. Bellissima. Questa, se non mi sbaglio, è di OP0. Sì, di OP09 va giocata in Nami, se non vado errato. E qui abbiamo Shanks, il primo leader di questo box. Non sono ancora uscite SR o cose simili, quindi chissà, chissà. Allora. Quando non escono sono relativamente felice perché bellissimo. Questo è un grande evento, peccato che si giochi poco. E qua abbiamo un Akainu, il cane rosso. Comunque, a differenza delle nostre versioni, qui ci sono molte meno carte. Ce ne sono esattamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 carte per 25. 25. Oh, qui abbiamo una Nico Robin, che questa qua va diretta nella collezione, perché colleziono Nico Robin, e ci sono 25 booster pack, se non mi sbaglio. Attenzione, attenzione. La Secret Alternative, la Secret Alternative
piano. Piano. La Secret Alternative del Re dei Pirati, signori. Bellissima, meravigliosa. Ok, ci siamo. Bellissima. Straordinaria, signori. La Secret Alternative del Re dei Pirati. A me piace tantissimo questa carta. Bellissima. Beh, sono andato per cercare la mia amata Nico Robin e invece me ne sono uscito con un Re dei Pirati Alternative. Non male, non male. Molto bene, signori, molto bene. Un su per aver trovato questa carta straordinaria. E intanto qui abbiamo un Don. Abbiamo un Don, vediamo se riusciamo a trovare altro. No, non riusciamo a trovare nient'altro, quindi a posto. Abbiamo praticamente buttato via un booster pack, ma ci sta. Credo che anche qui sia garantito un 2x dei vari Don. Che comunque, signori, questo è un signor Don. Questo è davvero un signor Don, con Shanks super arrabbiato con la vita. E qui ripartiamo con un Tony Chopper. Yozu da Pampine. Non so, oh, qua abbiamo un altro. È bellissima questa. Questo è un grande event. Qui abbiamo un altro leader che è il Luffy Viola Nero. Non male. Questo è veramente, veramente carino. E qui continuiamo. Continuiamo con l'apertura. Intanto non abbiamo trovato praticamente niente di quello che ci siamo prefissati. Un'altra Nico Robin, però attenzione, niente male, la mettiamo lì così almeno va ad aggiungersi alla lista delle carte che effettivamente devo recuperare per la studiosa della ciurma di Cappello di Paglia. Me ne mancano due o tre, se non mi sbaglio, non di più. Ma devo trovare quello che mi serve, devo trovare quello che mi serve, assolutamente. King, Big Mom e poi qua abbiamo il cecchino di Barba Nera, purtroppo mi dispiace signori, ma non mi... Lafayette è quello con il bastone, lui è Von Cose. Attenzione che qui si parte subito con Moria e la questione, si finisce con un buggy a costo 10-12.000, così, raro, perché? Perché sì, perché è giusto che vada così. A differenza poi, allora, a parte che costa, il box costa la metà della metà, ma poi mi sembra che ci sia anche un pull rate completamente diverso rispetto ai nostri. I nostri, se non vado errato, pullano un po' di più. Però qui, a quanto pare, quando pulla, non ci va leggero, ecco, non ci va leggero assolutamente. Oh, qui abbiamo un altro leader, vediamo chi è. E niente, praticamente nulla. Allora lui diventerà un problema. Lui diventerà un grosso, grosso, enorme problema. Però, perché questo? Perché praticamente per ogni 3 o 4 carte, o 5, non mi ricordo, carte nel cimitero, prende più 1000 e non può essere distrutto in battaglia. Dagli effetti. Non può essere distrutto dagli effetti. Insomma, capite anche voi che si pompa in continuazione e più si pompa e più diventa pericoloso, anche perché poi Barba Nera lo fa, cioè è quello che fa il mazzo. E qui abbiamo un Adio, 9.000, niente male davvero, straordinario, bellissimo. È una gran bella artwork quella lì, ce ne sono di meglio, ma quella è veramente molto molto carina. Allora, signori, si riparte con Brook, si riparte alla carica, forza! Marco, bellissimo, bello Betty. Vedete questa? Questa è l'immagine, signori, dei videogame. Infatti non c'è questa immagine da nessuna parte, neanche nell'anime. E questo è il videogame, non mi ricordo come si chiama, però comunque quello è. Bellissimo questo Crocodile che tiene in mano la testa di Buggy con, ovviamente, la spada di Mihawk dall'altra parte. Veramente carino. Bellissima questa, mi piace tantissimo. Straordinaria. E continuiamo con questi ultimi, credo che siamo arrivati agli ultimi 10, signori, quindi forza, forza! Dobbiamo ancora trovare tutto qui. Sanji, cose,
Un altro crocodile? Ah, beh, signori, qua abbiamo una carta che è meravigliosa. La reputo ancora migliore della sua alternative. Abbiamo questo Barba Nera con il frutto dell'oscurità da una parte e il frutto di Barba Bianca dall'altra. Questa è veramente una gran bella carta. Questa è una grandissima carta. Bellissima. Straordinaria. E qui, vabbè, abbiamo iniziato, insomma, ad ingranare un po'. Ottimo, abbiamo iniziato ad ingranare un po'. Ora, ripartiamo con Moria, il leone di Spirifiri, un'altra Nico Robin, Sabo, bellissimo, e qui abbiamo poi un Don Quixote. Oh, questa qui, signori, è la mamma di Nico Robin, ovvero Robin, non mi ricordo come si chiama, però comunque, appunto, Nico Robin. Si gioca in Nico Robin, si gioca molto spesso in Nico Robin. Oh, qui abbiamo un'altra rappresentazione del videogame con Chopper e Luffy per quanto riguarda questo event verde. Un attimo, sto cercando di ricordare come si chiama la mamma di Nico Robin. Mamma mia, bellissimo questo. Ma che... no, brutto. Beppo, meraviglioso. E poi qui abbiamo un tipo, non mi ricordo come si chiama questo evento, una cosa del tipo è la mia era, una cosa simile. Questa sarà la mia era. Oh, signori, non ho trovato nulla di quello che effettivamente mi serve in questo momento. Lei non mi ricordo come si chiama. Ah, qui abbiamo un Sanji 77000, molto interessante. Perché? Perché viene giocato in Luffy Nero Viola. Sia lui che lo Zoro SR, che si trova sempre qui in questo set, se non vado errato. Vabbè, comunque. Si giocano tra di loro, d'altronde. Ciurma chiama Ciurma. Questa Pudding, bellissima. Oh, eccolo qua, il leader nero fuori eccellenza. Bellissimo. Straordinario, meraviglioso. Molto molto carino. E niente, non ho trovato praticamente nulla, neanche una Nico Robin per sbaglio. Ne ho trovate due, ma che non mi servivano praticamente, perché potevo trovarle tranquillamente per vie traverse. Qui abbiamo uno Yasop. Anche Yasop nel mazzo di Shanks risulterà molto molto pericoloso. E siamo arrivati, signori, alla penultima bustina. Vediamo cosa uscirà in queste due bustine che sono rimaste. Chissà se riusciremo a... Oh, un Derishishishi. Evento fondamentale nella Robin che vorrò montare per andare contro leader molto molto forti. Vediamo se qui c'è il leader, così almeno... No, non c'è il leader, quindi... Ce la godiamo e vediamo, signori, per quest'ultima bustina. Poi, recap, Yozu, Luffy, bellissimo. Sachi e Penguin, non me lo ricordo. Questa dovrebbe essere Ice qualcosa. E qui abbiamo un Riley. Chiudiamo con il Re d'Argento. Con il Re, mi ricordo come si chiama, il Re Oscuro. Quindi, signori, andiamo a vedere il recap. Il Don ovviamente è garantito, e qui a quanto vedo è garantito per uno, invece dalle parti nostre in Occidente è garantito per due, quindi va più che bene. D'altronde ovviamente i box sono completamente diversi, quindi ci può stare. Sanji SR, abbiamo un Barba Bianca, un Barba Nera, chiedo scusa, 10-12.000, devastante. Questa è una carta veramente molto molto forte. Devo dire che giocarla in 4x e ritrovarsela contro non è per niente gradevole, anche perché è blocker, 12.000 blocker, insomma, può dire sicuramente la sua nel meta che verrà. Poi abbiamo questo Crocodile SR, dove ovviamente Crocodile insieme a Mihawk bastonano malamente il povero Buggy. Abbiamo Adio con le due armi incrociate e poi chiudiamo in bellezza con questo Gold Roger
SR alternativo. Signori, vi apparecchio qui tutte quante le carte, anzi vi lascio soltanto il re dei pirati. Passiamo alle considerazioni finali. Purtroppo né il famigerato Black Lotus né tantomeno la manga dorata sono state trovate in questo unboxing, ma comunque ho recuperato carte niente male come Emrakul e Goldie Roger Alternative Art per i rispettivi giochi di carte. Insomma, elementi rappresentativi che quando ti capitano tra le mani non ti lasciano di certo impassibile. Prima di concludere volevo ringraziare ancora una volta i signori di Zen Market per avermi fornito il materiale mostrato in questo contenuto e volevo aggiungere che registrandovi sul loro sito web attraverso il link che vi lascerò in descrizione riceverete ben 500 yen di bonus in Zen Point, ovvero i punti fedeltà che verranno poi sottratti alle spese di spedizione internazionali al momento dell'acquisto. Se volete quindi reperire materiale direttamente dalla Terra del Sollevante, non vi basterà che esplorare a fondo ogni singola pagina web del sito, selezionando infine i prodotti che più si adatteranno alle vostre esigenze, sfoggiando accessori, carte rare o qualsiasi altro elemento a tema trading card game difficile da reperire nel mercato occidentale. E voi usufruirete del servizio fornito da questo intermediario? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.